È ancora una chimera. Io ho fatto uno studio su tutti i 305 comuni abruzzesi e risultano che le giunte corrette, quindi che hanno un equilibrio di genere, sono soltanto il 55%. Il 45% hanno delle giunte irregolari secondo la legge, che stiamo parlando del testo unico sugli enti locali, ma anche l'ultima legge Delrio del 2014. Mi sono limitata, purtroppo, perché questo prevede la legge, cioè l'impugnazione entro 60 giorni dall'atto, quindi dalla nomina della giunta. Mi sono dovuta soffermare soltanto sui 50 comuni che sono andati in tornata elettorale nell'anno scorso, e su questi comuni sono risultati sempre quelli con popolazione superiore a 3.000 abitanti, dove c'è l'obbligo, sul comune di Tollo e di Ripatiatina. Ho fatto iscrivere a ruolo le cause, quindi siamo in attesa di udienza. Il comune di Tollo però ha modificato la sua composizione di giunta, che adesso è assolutamente regolare. Il comune di Ripatiatina non ha messo in regola la sua giunta, quindi siamo in attesa di andare in giudizio, ma ha anche modificato lo statuto comunale, che prevedeva la possibilità di un assessore esterno. Quali sono le risposte che ricevete dalle amministrazioni che ancora riescono a mettersi in regola? Le amministrazioni hanno problemi di tipo politico, cioè quando ci si presenta, c'è una coalizione, si fanno accordi elettorali. Io vorrei lanciare invece un invito a tutti coloro, donne e uomini, che intendono presentarsi alle elezioni future. Considerate sempre le norme, le vigenti, quindi considerate, quando fate gli accordi elettorali, che il 40% deve essere assegnato al sesso meno rappresentativo, che di solito purtroppo sono le donne.